Una buona serata, seconda edizione del nostro TG6 che apriamo come di consueto facendo il punto sui numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono infatti 54 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.157 tamponi molecolari. Risultato dunque positivo il 2,5% dei campioni. La variazione dei contagi registrati nell'ultima settimana, 542 rispetto ai 7 giorni precedenti, è pari al più 50,1%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 42,2. Aumentano ancora i ricoveri che passano dai 39 di ieri ai 43 di oggi. In una settimana le ospedalizzazioni sono aumentate circa dell'80%. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime resta fermo a 2.515. I nuovi positivi hanno età compresa tra 8 mesi e 84 anni. Gli attualmente positivi sono 1.471, 42 pazienti. Più 4 rispetto a ieri sono ricoverati in area medica e 1, numero invariato, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.428 sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia: più 20 in provincia dell'Aquila, più 9 in provincia di Chieti, più 15 in provincia di Pescara, più 13 in provincia di Teramo. Numero invariato per coloro che risiedono fuori regione, mentre per 114 sono in corso verifiche sulla provenienza. Adesso cambiamo argomento, torniamo agli incendi di domenica, picchi di benzene, ma nessun pericolo per la qualità dell'aria dopo l'incendio che domenica ha messo in difficoltà la città di Pescara. A dirlo sono i dati dell'ARTA, mentre Legambiente Abruzzo chiede un cambio di passo dal punto di vista della prevenzione. A 2 giorni dall'incendio, che ha ridotto a cenere gran parte della riserva d'Annunziana a Pescara, in tanti, soprattutto i residenti della zona, si chiedono quali potrebbero essere i problemi legati all'inquinamento ambientale e se le inalazioni di fumi causati dai roghi possano provocare danni nell'uomo. A rassicurare la cittadinanza il direttore dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, Maurizio Dionisio, il quale rivela che le centraline di controllo hanno rilevato picchi di benzene nelle ore immediatamente successive all'incendio. Ma che questi sono una normale conseguenza dopo eventi di questo genere. Dall'esperienza dei nostri chimici vi possiamo dire che il benzene è la derivazione della combustione degli arbusti, di alcune parti della cellulosa degli alberi, quindi rientra in un fenomeno normale dal punto di vista della salute umana, ecco, mentre ovviamente è fastidioso per quanto riguarda gli odori. Stiamo continuando le nostre analisi sul campo per vedere se ci sono altre sostanze di natura chimica e quindi pericolose in atmosfera. Situazione che comunque con il passare dei giorni dovrebbe tornare lentamente alla normalità. Non solo, siamo fortunati perché ci sono delle correnti aeree, quindi c'è del vento che permette una più rapida dispersione degli eventuali agenti inquinanti. Laddove ci fosse stata una calma piatta come nei giorni precedenti all'incendio, forse avremmo avuto qualche motivo in più di preoccupazione. Punta l'attenzione su prevenzione e formazione invece il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Sono tanti vigili del fuoco e volontari che sono intervenuti e proprio questi vanno equipaggiati al meglio per far sì che possano svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile, sapendo che i cambiamenti climatici possono modificare gli scenari rapidamente. Non possiamo avere ritardi in questa direzione perché poi chi interviene anche nel momento dell'emergenza deve avere risorse e capacità operative immediate per, diciamo, stringere nel più breve tempo possibile l'intervento. Dall'altro lato c'è anche bisogno di rivedere la gestione delle aree protette, soprattutto all'interno delle aree urbane, anche sotto un punto di vista di corresponsabilità, perché stiamo affrontando una sfida nuova, andremo sempre più verso temperature calde, c'è il tema dell'emergenza climatica, quindi affrontiamo uno scenario completamente diverso rispetto a quello che è stato negli anni passati, quindi anche noi dobbiamo interpretare al meglio questa esigenza e mettere in campo i dovuti interventi, perché non possiamo mettere a rischio la salute pubblica. Troppi allarmi inascoltati, ora è il tempo delle responsabilità. Così i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara puntano il dito contro la mancata sorveglianza dell'area interessata dalle fiamme. Vediamo.
Troppi allarmi inascoltati sulla riserva d'Annunziana, questo quanto dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara. Quali sarebbero questi allarmi che non sono stati ascoltati? Sicuramente parliamo di tutte le avvisaglie che c'erano state già nei mesi di maggio e giugno con i primi episodi di roghi e incendi che avevano interessato diverse zone della riserva e che avevano spinto il Movimento 5 Stelle ad avanzare quella mozione per chiedere l'istituzione di un servizio di vigilanza ambientale all'interno della riserva, appunto per evitare situazioni di questo tipo. Quindi diciamo che dopo questa tragedia che poi domenica è venuta a verificarsi, siamo qui per aprire un ragionamento anche su quelle che possono essere le responsabilità politiche a margine di questa vicenda, perché poi quella mozione è stata approvata, ma a questa è seguito un mese di nulla, senza che niente di concreto sia stato veramente messo in campo per strutturare questo servizio. Oggi non possiamo sapere se la pronta istituzione di quel servizio sarebbe stata sufficiente per evitare una tragedia di queste proporzioni, però sicuramente ne avrebbe magari attutito le conseguenze. Queste avvisaglie erano state in realtà raccolte anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che già nel mese di giugno, dopo quelle prime avvisaglie, aveva, diciamo, come dire, verificato che fosse necessario alzare il livello di attenzione sulla riserva anche con l'istituzione di videocamere e fototrappole, e anche quella segnalazione è rimasta senza alcun seguito. Troppo è troppo facile battersi il petto quando fino a ieri in realtà non si è fatto nulla di concreto, quindi oggi è il momento di iniziare veramente a lavorare. Cambiamo argomento adesso, parte il piano straordinario da oltre 500 milioni di euro per gli edifici scolastici dei territori colpiti dal sisma 2016, ovvero Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria. Gli interventi dovrebbero riguardare per ora 184 edifici, di cui 50 nella nostra regione. Parte il piano straordinario da oltre 500 milioni di euro per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico delle scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Gli interventi dovrebbero riguardare per ora 184 edifici scolastici, 55 nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25 nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati identificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE. L'accordo per dare avvio al programma è stato firmato oggi a Roma dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 Giovanni Legnini e dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Elisa Grande. L'intesa prevede anche l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato del monitoraggio e di definire le linee guida per la qualità della progettazione degli interventi. Le risorse per l'attuazione del piano, che ammontano a 523 milioni di euro, arrivano dal fondo istituito dal decreto 50 del 2017 a disposizione presso il Ministero dell'Economia ed attivabile su richiesta del commissario e del Dipartimento Casa Italia. Si tratta di un piano molto ambizioso che rafforza il ruolo del Dipartimento Casa Italia nel coordinamento e delle ricostruzioni e che dimostra come l'interlocuzione ed azioni comuni tra soggetti istituzionali possono portare risultati concreti per il tessuto economico e sociale, ha detto Elisa Grande, sottolineando anche l'importanza della collaborazione con il commissario anche nell'ottica del codice delle ricostruzioni sul quale stiamo lavorando insieme. L'accordo con Casa Italia, ha commentato Legnini, ci permette di concretizzare una scelta di priorità assoluta della ricostruzione pubblica post-sisma, che è quella di garantire la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici delle quattro regioni e che dal punto di vista operativo si concretizzerà a settembre con l'emanazione di un'apposita ordinanza speciale in deroga che definirà puntualmente le opere da eseguire d'intesa con i presidenti ed i sindaci delle quattro regioni. I nuovi interventi sulle scuole si aggiungono a quelli già finanziati dalle ordinanze già emanate dal commissario per un importo complessivo di 624 milioni di euro. Secondo il rapporto Svimez 2021, la ripresa post-Covid in Italia sarà a più velocità con profonde differenze territoriali. L'Abruzzo si distingue dalle altre regioni meridionali con una crescita del PIL prevista in linea con il resto d'Italia. Entro il 2022 dovrebbe tornare a salire anche il tasso d'occupazione, ma la nostra regione sconta ancora la crisi economica 2007-2013. Solo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia nel 2022 avranno recuperato quanto perso nel 2020, tutte le altre regioni no.
A dirlo è il presidente della Svimez, Adriano Giannola, nel corso della presentazione del rapporto 2021. Secondo l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, in questo biennio il Centro-Nord recupererà integralmente il PIL perso nel 2020. Il Sud invece a fine 2022 avrà da recuperare ancora 1,7 punti percentuali che si sommano ai circa 10 punti persi nella crisi 2008-2013 e non ancora recuperati. E questo benché le perdite durante la pandemia siano state più o meno omogenee in tutta la penisola. Inoltre, se consideriamo il periodo tra il 2000 e il 2022, nel centro-nord il PIL risulta superiore al valore d'inizio secolo di circa 7 punti, mentre nel mezzogiorno è ancora inferiore di quasi 8 punti. E nemmeno la potenza di fuoco del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà assicurare il riscatto del Sud. Nel PNRR, infatti, la quota di risorse destinate al mezzogiorno è del 40%, ma la sfida sarà spendere i soldi in arrivo a sostegno di chi vive e fa impresa al Sud. La minore capacità progettuale delle amministrazioni meridionali, secondo Svimez, le espone a un elevato rischio di investimenti mancati, con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti. L'Abruzzo, che secondo la classificazione Istat è una regione del sud, è capofila tra le meridionali, con una ripresa prevista nel 2021 poco sotto il 5% e quasi del 4% nel 2022, arrivando così a sfiorare il valore perso nel 2020. Da un lato il 2020 è stato veramente un anno terribile, nel senso che abbiamo avuto come regione una caduta del prodotto interno lordo di circa l'8,6%. Cioè quasi 3 miliardi e per il 2021 si assiste a una buona ripresa in linea di massima perché è in linea con la media nazionale. Questo dato è fortemente sostenuto dal flusso delle esportazioni verso il resto del mondo. L'industria in senso stretto e le costruzioni, che in Abruzzo hanno perso rispettivamente l'11% e l'8%, rappresentano i settori cardine della ripartenza. Soffrono invece le microimprese, che costituiscono l'ossatura dell'economia regionale, e i servizi. La pandemia ha accentuato la disoccupazione giovanile e il gender gap. Abbiamo tutta la filiera della ristorazione, del turismo, dell'alberghiero, dei trasporti in forte crisi. Ci sono due figure professionali che ne pagano le conseguenze in maniera considerevole. Da un lato abbiamo la figura ovviamente nota dei giovani che hanno difficoltà enormi ad entrare nel mercato del lavoro e dall'altro lato la componente femminile. Questo accade perché nei servizi abbiamo una forte presenza del precariato. Secondo Svimez, alla ripresa economica dovrebbe corrispondere anche un aumento dell'occupazione. Significativo anche il dato del tasso di inclusione, calcolato sulla quota di percettori del reddito di cittadinanza ogni 1000 abitanti. Dal 40% del 2019 è salito al 52% nel 2020, con una crescita di 12 punti percentuali, ma comunque inferiore alla tendenza media del resto d'Italia. Cronaca, rissa sul lungomare di Pescara, la polizia arresta due cittadini stranieri e denuncia un minorenne già gravato da Daspo Willy. È accaduto questa mattina alle 7 quando gli agenti sono intervenuti nel tratto di spiaggia dei pressi della Madonnina, dove hanno trovato un giovane sporco di sangue sul viso con delle lesioni sia sul capo che sulle mani, che richiamando la loro attenzione ha raccontato di essere stato malmenato da due cittadini di origine marocchina e indicati ai poliziotti dal giovane. Gli agenti hanno raggiunto i due uomini che nel tentativo di eludere il controllo durante la fuga si sono tuffati in mare prima di consegnarsi. Ulteriori accertamenti hanno permesso di ricostruire l'accaduto con la rissa che avrebbe coinvolto sia i due nordafricani che il minorenne che ha portato in ospedale ha accusato anche un malore. Al termine delle formalità i cittadini stranieri sono stati arrestati per rissa aggravata, mentre per il ragazzo minorenne è scattata una denuncia a piede libero per lo stesso reato ed è stato affidato alla madre. Il giovane era destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso ai locali pubblici, ovvero il Daspo Willy. Fratelli d'Italia a Pescara fa il punto sulla situazione dei fabbricati industriali insistenti nell'area del sito inquinato ex Montecatini a Piano d'Orta nel territorio di Bolognano.
Consigliere Testa, è arrivato questo pronunciamento del Consiglio di Stato per quanto riguarda il sito inquinato Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano. A questo punto che cosa accadrà? A questo punto speriamo che la proprietà, così come ha ribadito anche il Consiglio di Stato dopo il TAR, dopo lettere inviate alla proprietà da parte del sindaco, ma così come si è espresso già il Ministero dell'Ambiente, produca un progetto serio realizzabile entro 30 giorni per demolire e per smaltire i rifiuti pericolosi. Noi vogliamo comunque anche comprendere il perché si debba arrivare a scomodare la magistratura. Quando c'era un governo cittadino, un governo provinciale, un governo regionale, targati tutti centrosinistra, che hanno, non hanno fatto un bel niente nel merito, non si sono impegnati, non hanno accertato le cause, quindi c'è stata una negligenza totale, mentre, e lo dico senza essere smentito, che l'amministrazione comunale, così come l'amministrazione regionale, hanno lavorato gomito a gomito, non soltanto per quanto riguarda e le problematiche di Piano d'Orta, ma la stessa cosa è avvenuta per le discariche 2A e 2B di Bussi. Il Consiglio di Stato ha riportato la parola fine, la parola realtà e verità su questa vicenda, quindi io mi auguro che la proprietà degli immobili, cioè la Moligen, ottempri immediatamente a emanare un progetto di demolizione che permetterà appunto di far sì che la Edison speditamente proceda a questa bonifica. Voglio capire come mai in quei siti i vecchi amministratori addirittura avevano indicato quei siti edificabili, quindi sarà un'altra segnalazione all'autorità giudiziaria per capire cosa c'è stato dietro, che nessuno dopo 20 anni, pur sapendo che erano dei siti inquinati, addirittura permettevano di far sì che c'era uno sviluppo residenziale. Sul problema della carenza idrica a Pescara, i consiglieri comunali dell'UDC Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli oggi in conferenza stampa hanno illustrato alcune proposte che mirano ad alleviare i disagi della cittadinanza. Ancora un'estate difficile, l'ennesima da alcuni anni a questa parte per i residenti di Pescara e provincia a causa delle continue interruzioni idriche che creano pochi disagi alla cittadinanza. Secondo alcune stime sono circa 20.000 le famiglie solo nella città adriatica che da mesi vivono una situazione difficile con enormi disagi durante la maggior parte delle ore del giorno. L'ultima comunicazione da parte dell'azienda Consorti L'Acquedottistica, che ha previsto nuove chiusure e riduzioni idriche programmate per il periodo dal 2 al 9 agosto, non è andata giù al capogruppo UDC pescarese, che ha proposto alcuni passaggi amministrativi per far sì che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile. Le persone, che soprattutto delle periferie, le famiglie, sono costrette a svegliare i propri figli e fargli la doccia all'una alle due di notte. Insomma, io penso che questo non è un vivere normale. Il primo passo sarà quello ovviamente di sollecitare l'ACA a risolvere il problema. Se ciò non fosse possibile, siamo pronti a scendere in piazza attraverso e coinvolgendo il prefetto per cercare di trovare una soluzione. Contestualmente le dimissioni ovviamente del CDA dell'ACA ed eventuale commissariamento dello stesso. Permettetemi una battuta, non sono solerti a risolvere il problema tanto quanto lo sono invece nel staccare i contatori quando una famiglia in difficoltà per qualche mese non riesce a pagare le bollette dell'acqua. Complimenti ACA. Ad alimentare questa problematica anche il gravissimo incendio che nella giornata di domenica ha devastato la pineta d'Annunziana, e solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco non sono state interessate le abitazioni. Pongo la domanda a chi rappresenta in questo momento l'acqua, se ieri in quelle zone, nelle abitazioni, l'acqua c'era per poter far fronte ed aiutare sempre i nostri valorosi Vigili del Fuoco e i volontari in quella zona. Intanto ACA nelle settimane scorse ha attivato il servizio di fornitura acqua potabile tramite autocisterne per le sole utenze provviste di autoclave, oltre ad aver iniziato i lavori a Bussi sul Tirino per ampliare il prelievo dal giardino e aumentare le quantità di acqua
d'acqua da immettere in rete. Così come l'amministrazione comunale tampona le emergenze con misure eccezionali, ci aspettiamo che l'ACA ponga in essere misure eccezionali come per esempio delle autobotti sul territorio cittadino per fronteggiare questa carenza, per far sì che un bene essenziale come l'acqua sia fruibile e godibile da tutti quanti. Inoltre ACA per il tramite ERSI ha presentato un piano di investimenti per la riqualificazione delle reti, sia nelle forme del PNRR che nel piano invasi. Non c'è un piano, diciamo, strutturato per la gestione delle emergenze, così come non c'è una visione d'insieme per gestire quelle che sono le criticità della rete idrica e quindi per agganciarci al PNRR e quindi per avere quelle risorse che sono state messe a disposizione, che sono tante, sono 650 milioni proprio per gestire le crisi idriche e quindi risanare le perdite. Presentati questa mattina da Legambiente i risultati del monitoraggio di Goletta Verde alle foci dei fiumi, rilevati alcuni punti critici. Presentati questa mattina a Pescara i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde sulle coste abruzzesi. La metà dei campioni prelevati risultano oltre i limiti di legge e sono tutti presso le foci dei fiumi. Persistono, sostiene Legambiente, le criticità nelle foci dei fiumi. 3 dei 4 punti sono infatti risultati oltre i limiti di legge. Questo dato dimostra che c'è ancora tanto da fare per efficientare i sistemi di depurazione. Purtroppo sugli 8 punti monitorati dai volontari e dalle volontarie locali che hanno appunto svolto i monitoraggi nei giorni scorsi, 4 punti sono risultati oltre i limiti di legge. Di questi 4, 3 fortemente inquinato e 1 inquinato. E abbiamo purtroppo dovuto riscontrare un peggioramento rispetto all'anno scorso, perché la foce del fiume Vibrata, che fino all'anno scorso era oltre i limiti, quest'anno è uscita fortemente inquinata, quindi giudizio purtroppo non positivissimo per l'Abruzzo. Non ci vogliamo sostituire all'autorità competente che dà appunto la balneabilità dei mari, quindi noi andiamo a fare un monitoraggio nei punti critici, quindi dove l'acqua sversa nel mare. È ovvio che in questi punti non sempre sono balneabili, però non è detto che, cioè dobbiamo stare attenti, perché non è detto che l'inquinamento che noi riscontriamo, quindi l'inquinamento da batteri fecali che riscontriamo nella foce dei fiumi, non possa esserci anche in prossimità di questi dove le persone fanno il bagno. Le cause sono legate principalmente ad una cattiva depurazione, quindi a dei sistemi di depurazione delle acque non efficienti o anche a scarichi abusivi, perché noi non possiamo sapere se questi vengono anche da scarichi abusivi. Con l'utilizzo del QR code, le descrizioni dei quarri della Pinacoteca Civica di Teramo si potranno ascoltare e non solo leggere. È uno dei risultati del progetto La Pinacoteca si racconta, che è stato illustrato questa mattina. Nel dicembre 2018 chi mi ha preceduto, l'assessore Ponziani. Tra le prime azioni amministrative mise in campo la riapertura della Pinacoteca, un percorso che poi ci ha visto realizzare una serie di appuntamenti, un ciclo di incontri con diverse personalità del mondo della cultura e dell'arte che ci hanno raccontato quello che è lo straordinario patrimonio della nostra Pinacoteca. Oggi arriviamo ad una terza fase del progetto, una fase di digitalizzazione e di multimedialità all'interno della stessa Pinacoteca. Da oggi finalmente i fruitori avranno la possibilità di avere a disposizione delle videonarrazioni che li aiuteranno a comprendere ed approfondire quelle che sono le tematiche, gli autori che sono presenti all'interno della Pinacoteca. All'interno di alcune opere selezionate della Pinacoteca è presente un QR code, quindi con un qualsiasi dispositivo digitale il fruitore si potrà avvicinare e ascoltare quella che è la narrazione di quella singola opera, una narrazione che è frutto di una collaborazione con la Fondazione Terca, che doverosamente ringrazio per il supporto che sempre fornisce all'amministrazione, ma anche con Wide Open, che è il soggetto realizzatore, e con tutti quegli autori che sono intervenuti e che ci hanno dato la possibilità in qualche modo di realizzare questo straordinario progetto. E adesso apriamo la pagina di sport e calcio di Serie C. Venerdì alle 18 a Penne il Pescara disputerà la seconda amichevole precampionato. Sul fronte mercato non è ancora chiusa, ma addirittura d'arrivo la trattativa con la Ternana, mentre è vicinissimo l'addio di Vincenzo Fiorillo.
È il nome di Vincenzo Fiorillo a monopolizzare le ultime ore di calciomercato in casa Pescara. Le strade del portiere del club si stanno per dividere quando alle porte ci sarebbe stata l'ottava stagione consecutiva per Fiorillo, che nel pur disgraziato ultimo campionato ha realizzato il record di presenze per un portiere in maglia Pescara, collezionando ben 224 gettoni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nelle ultime ore era anche rimbalzata una voce da Terni, secondo la quale nell'incontro tra i direttori Matteassi e Leone e il presidente del Pescara Sebastiani si sarebbe parlato anche di Fiorillo. Il nome dell'estremo difensore era stato accostato già a maggio alle Fere, fresche di ritorno in Serie B. In realtà sia dal fronte Pescara sia dal fronte Ternana sono arrivate secche smentite. Fiorillo in realtà sta per chiudere con la Salernitana, neopromossa in Serie A, che è pronta a fare ricorso all'esperienza del portiere genovese per essere il dodicesimo di Belek. Una volta in porto questa trattativa, per i dirigenti biancazzurri sarà necessario tornare sul mercato per reperire un numero uno forte ed esperto, degno di una squadra che vuole puntare in alto. Con la Ternana ieri invece si è parlato del maxi scambio oramai ai dettagli. Il DS Luca Leone ha puntato dritto su Frederik Sorensen per rinforzare il reparto difensivo delle Fere. Il danese è pronto al trasferimento a titolo definitivo. In cambio a Pescara arriveranno l'esterno difensivo mancino Paolo Frascatore, anch'egli a titolo definitivo. Come detto, per lui si tratterebbe di un ritorno utile sia come tutta fascia ma anche come braccetto della difesa 3. E l'attaccante Guido Marilungo in prestito per completare la rosa dei centravanti. Con questo innesto il reparto sarebbe in teoria al completo ed altri arrivi saranno preceduti da uscite, al netto di quella di Borrelli che tentenna di fronte all'offerta del Piacenza. Così la pista a Panico resta in stand-by, visto che i vari Bocic e Di Grazia sono ancora in rosa, così come al momento c'è una situazione di stasi anche sul fronte Galano. Tuttavia la pronuncia del TAR, che stamani ha rigettato il ricorso del Chievo, spalancando la strada al ripescaggio del Cosenza, potrebbe indurre i silani a formulare una proposta per l'esterno foggiano. Intanto la squadra continua a lavorare al Poggio e venerdì ore 18 ci sarà la seconda amichevole precampionato al Ferdinando Colangelo di Penne, partita che sarà preceduta dalla inaugurazione della rinnovata struttura con manto in erba sintetica. Sarà anche l'opportunità di vedere all'opera alcuni dei nuovi come Ferrari, Dursi e probabilmente Cancellotti. E siamo in Serie C. In casa Teramo invece ha risolto il contratto con Simone Minelli, mentre continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Pietro Cianci. Dalla Sampdoria invece arriva il laterale destro di origine montenegrina, Cristian Aziosmanovic. La questione Pietro Cianci è quella prioritaria nel Teramo, che ha ufficialmente salutato Simone Minelli. Per l'esterno ex fiorentino arrivato nell'estate 2019 alla corte del club biancorosso durante la gestione Bruno Tedino, tormentato da guai fisici, una risoluzione di contratto che lo legava al club di Iachini fino al 30 giugno 2022. E le attenzioni ora si spostano su Cianci, in uscita, perché al netto delle dichiarazioni del presidente alla presentazione di Guidi, lui stesso sa che il calciatore, dopo tre esperienze in prestito a Teramo, difficilmente resterà. Il diavolo chiede una cifra che si avvicina ai 200.000 euro e questo ha indotto il Palermo, ad esempio, a virare su Brunori per la prima linea. E lo stesso pare stiano facendo il Catanzaro e il Padova. Nessuno, per svariate ragioni, in questo momento può mettere sul piatto una cifra del genere in Lega Pro per l'acquisto di un cartellino, seppur per quello di un centravanti forte come quello biancorosso. I veneti hanno proposto contropartite tecniche, ma il club ha intenzione di monetizzare e non è disposto a scendere ancora dopo la valutazione che ha fatto saltare la trattativa col Palermo. In entrata, dalla Sampdoria è molto vicino l'arrivo del difensore destro di origine montenegrina, ma nato a Lecce, Cristian Aziosmanovic, nell'ultima annata alla Casertana ma con esperienze in Lega Pro anche a Pesaro e Monopoli. 30 presenze e 2 assist in rosso-blu. Giocatore duttile che predilige prevalentemente il posizionamento sul lato destro della difesa, ma può anche avanzare il baricentro spostandosi come esterno in centrocampo. Altra trattativa, quella che riguarda Michal Lewandowski. Il polacco, svincolato lo scorso 30 giugno, ha firmato un contratto di 2 anni con l'ACR Messina, che ha vinto il proprio girone di Serie D e che vuole proporsi in terza serie affidandosi ad un estremo difensore che nelle ultime stagioni ha dimostrato proprio a Teramo tutto il proprio valore. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.